Ebbene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per parlare un po' di notizie della Calabria, video che in realtà non usciva da diverso tempo, però adesso riprenderemo, non dico regolarmente perché poi dipende non da me, ma dalle notizie che escono, però sicuramente nei prossimi giorni usciranno diversi video in correlazione con le notizie, ripeto, che escono. Detto questo, adesso in questo video parleremo di diverse notizie. A partire un po' dai campionati professionistici, quindi dalle squadre calabresi, nei campionati professionistici e poi parleremo anche di dilettantismo. Partiamo però un po' da una notizia un po' particolare di calciomercato, perché per la prossima stagione il Catanzaro sarebbe su un calciatore in scadenza, attualmente che milita nel Potenza, cioè Coccia, esterno, classe 93. Attualmente in scadenza con il Potenza, che comunque rimane in lotta per la salvezza, quindi sicuramente lui sarà concentrato nel proseguire la stagione, nel terminarla al massimo con la formazione lucana. Ma attenzione, perché il Catanzaro e il Sud Tirol avrebbero messo gli occhi sopra il calciatore, un giocatore di categoria, assolutamente un esterno di categoria, un Catanzaro che quest'anno un po' di problemini sugli esterni li ha denotati, nel senso che soprattutto a destra Rolando infortunato, Baglieje molto bravo nella metà campo avversaria, nella nostra metà campo c'è cioè in fase difensiva un po' meno, Bjarkason molto acerbo, ecco di vabbè, Berazzotti non ne parliamo, dall'altra parte Porcino, Van de Putte va bene, Van de Putte ok, però un po' di problemi sugli esterni li ha denotati. Ecco, un giocatore come Coccia potrebbe essere utile per la prossima stagione, una prossima stagione in cui sicuramente si proverà ancora. Non dovessimo poi salire questa stagione perché la stagione non è terminata ancora. C'è la possibilità di salire tramite playoff, molto, secondo me, lontana, perché i playoff sono difficilissimi, lo dimostra il fatto che il Catanzaro è da anni che si qualifica, ma sono anni che non sale tramite playoff. Capite bene che la situazione è quella che è. Comunque, per la prossima stagione, considerando anche che arriverebbe a zero poiché in scadenza, potrebbe essere un rinforzo di livello interessante. Detto questo, però, notizia in casa Crotone, perché ufficiale Paz rescinde il contratto. Difensore classe 93 che lascia così il Crotone dopo qualche mese, perché è arrivato dal Bologna da poco, in realtà da qualche mese, di alti e bassi. A me onestamente Paz è un difensore che non è che abbia convinto particolarmente, ma non mi ha neanche fatto così cagare in realtà, nel senso un giocatore di livello sicuramente, difensore di buona esperienza, avendo giocato anche in categoria superiore, che sulla carta poteva risultare utile alla squadra, che poi a conti fatti non è stato particolarmente per una serie di fattori, per una serie di motivi. Ma resta un giocatore, secondo me, di discreto livello, tanto che infatti subito trovato squadra, è tornato in patria, all'Università de Chile, quindi comunque una squadra sudamericana, ma è un difensore di discreto livello, nel senso tra alti e bassi, Crotone ha fatto così così, va bene, rescissione contrattuale che ci può stare, anche perché non avrebbe mai giocato a Crotone, anche perché dietro con il ritorno di Golemic le gerarchie sono un po' quelle, anche lo stesso Mondonico non gioca praticamente mai, quindi Paz evidentemente ha voluto intraprendere una nuova avventura, rescissione contrattuale che ci permette anche di liberarci dello stipendio. Questo è l'unica cosa, una delle cose positive poi anche questo. Però detto questo, sempre rimanendo a parlare un po' di professionismo, visto che l'abbiamo citato, parliamo un po' delle date dei playoff e dei playout per quanto riguarda il campionato di Serie C, che comunque riguarderanno probabilmente squadre calabresi, sicuramente il Catanzaro, vedremo poi per i playout la Vibonese, speriamo. Allora, per quanto riguarda i playoff, allora, vabbè, primo turno che in realtà per tutti e tre i gironi va dalla quinta alla decima, e le due peggiori quarte dei tre gironi, quindi in realtà comunque sono quinta, sesta, settima, ottava, nona e decima, e poi le due peggiori quarte, co e sono quarta contro decima, quinta contro nona, sesta contro
No, quarta contro. Vabbè, comunque, fatto sta che il primo turno. Il primo turno si configura dal quinto al decimo posto, diciamo che poi, e poi alcune quarte. Detto questo, poi primo turno che tra l'altro sarà, adesso non mi ricordo bene, però comunque primo turno che sarà il primo, no, è vero, perché il primo turno va dalla quinta al decima, poi le peggiori quarte si inseriscono nel secondo turno, però primo turno sarà il 1º maggio, il secondo il 4 di maggio. Poi i playoff nazionali, quindi quando entrano in gioco anche le terze e le seconde, il primo turno ed entrano in gioco qui le terze, l'8 maggio l'andata, il 12 maggio il ritorno. Per il secondo turno dove entrano in gioco le seconde, per esempio il Catanzaro l'anno scorso, si gioca quest'anno il 17 maggio e il 21 di maggio. E poi per le semifinali del Final Four, le semifinali saranno il 25 maggio l'andata e il 29 il ritorno, e la finale che sarà andata e ritorno il 5 giugno l'andata e il 12 giugno il ritorno, quindi un mese per tutti i playoff, mentre i playout giocheranno a maggio sempre, con l'andata dei playout il 7 di maggio e il ritorno il 14, i playout che ovviamente sempre se ci sono le dovute distanze si gioca tra la quintultima e la penultima, tra la terza ultima e la quarta ultima. Sempre, ripeto, con le dovute distanze di punti. Detto questo, di altre notizie, sempre rimanendo un po' a parlare di professionismo, direi che possiamo continuare parlando un po', sì, allora, ecco, di Regina, perché penso che poi in un prossimo video parleremo anche della conferenza, però in questo video volevo un po' riassumere alcune altre notizie, oltre poi alla conferenza di Gallo. Nell'ultimo periodo diverse però le notizie di cui parlare, a partire da quello che è successo con i Riti. I Riti infatti si è dimesso dal ruolo di direttore generale, poi ripeto ne parliamo meglio quando racconteremo della conferenza di Gallo. I Riti che arrivò qualche mese fa ormai, una persona molto vicina a Gallo, avendo lavorato con lui ed essendo un amico fidato, a quanto ha detto lo stesso presidente, era, nonostante non avesse grandi competenze calcistiche, visto che ha lavorato in altri settori, è arrivato a Reggio Calabria per dare un po' di stabilità, di organizzazione, però, ripeto, non con grandi competenze calcistiche. Questo evidentemente ha portato allo scontro anche con Taibi, perché c'è da parlare anche di quello. Taibi, infatti, c'è stato uno scontro nell'intervallo tra nella partita tra adesso ve lo dico anche, non mi ricordo di preciso, nell'intervallo della partita tra, non mi ricordo, comunque nell'intervallo di una partita, adesso non mi ricordo, poi lo andrò a cercare meglio. C'è stata una sorta di scontro negli spogliatoi tra il direttore sportivo e il direttore generale. Addirittura si è venuti alle mani, a quanto comunque si racconta, e questo poi ha portato evidentemente a voler, lo stesso direttore generale Iriti, a voler lasciare poi la Regina. E capite bene che la situazione è quella che è, perché ormai c'è una man bassa di direttori generali passati a Reggio Calabria. Nell'ultimo anno, ma negli ultimi mesi, partire da Tempestilli per arrivare a Mangiarano, una conclusione con i Riti. Adesso sicuramente ne verrà annunciato un altro, speriamo che però sia duratura a questo punto, perché ripeto, non è normale che si cambino tre direttori generali in un anno, per quanto sicuramente ci siano delle problematiche importanti, problematiche particolari, però capite bene che comunque la situazione non è nella normalità delle cose. Per un club, una società in difficoltà, perché è innegabile che sia in difficoltà, ma per il semplice fatto che comunque ha delle imposte da dover pagare, dei debiti da dover risolvere, quindi comunque si trova in ritardo rispetto alla data di scadenza, che era il 16 di febbraio, quindi ormai diverso tempo fa. Questi punti di penalizzazione arriveranno,
Certo, non è che questi saranno tanti, sono 2 punti di penalizzazione, che sono comunque relativamente pochi, però la situazione non è comunque delle migliori. L'iscrizione non è un problema, perché lo stesso Gallo ha detto che tutto quello verrà risolto, non c'è problema. Però attenzione, perché girano voci che raccontano che vogliono di fondi esteri interessati alla regina, addirittura pronti a rilevare la società. Si parla di un fondo estero con sede a Malta che addirittura sarebbe interessato all'acquisto del club per il 40-50% delle quote. Questo è un po' comunque l'offerta di cui si parla. Certo, dovrà esserci un incontro, se mai ci sarà. Lo stesso Gallo ha detto che non c'è mai stato nessuno che ha contattato lui, non c'è stato mai nessuno che è venuto da lui a chiedere di entrare in società. Cioè, tu l'hai detto, magari venisse uno, così si può investire di più, ci può essere più liquidi nella società, anche perché tutti i soldi che ha investito sono di tasca propria, sono soldi che ha lui messo, anche perché la regina, ed è una cosa, se, per quanto uno magari possa credere a teorie del complotto, non, magari, per quanto magari possa anche averli messi in maniera non se, per essere complottisti, io non lo sono assolutamente, però uno magari vuole esagerare, dire ma li ha messi in maniera illegale, ma anche se fosse, comunque li ha messi in tasca propria, quindi non è che li ha presi, cioè non è che li ha comunque non ce n'erano, la regina non aveva nulla prima, zero, lui li ha presi da zero, anzi con debiti ancora prima da pagare, poi li ha rilevati, è arrivato alla squadra veramente in tempi record, l'ha iscritta a Campionato Serie C, ha investito in tantissime cose e per esempio un esempio lampante è il centro sportivo Sant'Agata, che comunque è stato riammodernato e adesso comunque siamo qui a parlare di qualche problema. Evidentemente lui ha sbagliato, errori di inesperienza, di presunzione, come anche ammesso nella conferenza, perché diciamo che dalle sue parole un po' si intende che è una persona abbastanza testarda, un po' presuntuosa, quindi che faccia di questo tipo era anche quasi prevedibile. Però l'importante è che impari poi dagli errori, poi uno non li può commettere gli errori, l'importante è poi che si impari, non tanto che vengano commessi. Però detto questo, la situazione in società non è delle migliori. Per quanto concerne il fondo, ancora non si è fatto. Può essere un'ipotesi futura, questo non lo metto in dubbio. Però a livello attuale, dalle stesse parole del presidente, non c'è nessun tipo di fondo interessato, sono solamente voci che vengono messe ma che non hanno reale fondamento. Per quanto riguarda il direttore generale, a livello attuale non c'è, perché, ripeto, Iriti si è dimesso dopo che si era dimesso in precedenza, poi è tornato sui suoi passi, alla fine comunque si è dimesso dopo tutto quello che è successo nell'ultimo periodo. Tra l'altro, un episodio anche un po' particolare. Nella partita, dopo la partita tra Regina e do, la partita tra, dopo Regina, adesso ve lo dico anche perché non mi ricordo oggi non mi ricordo nulla. Dopo la partita tra Regina e quella che la Regina ha vinto in casa, adesso non mi viene in mente contro chi ha vinto. Perché, vabbè, vi dico cosa è successo nel frattempo. Semplicemente è andata via la corrente. Già in un periodo in cui, tra l'altro, c'è un rincaro un po' in tutto, c'è stato un problema elettrico allo stadio, al Granillo, e quindi non si è potuta fare la conferenza stampa per questo problema qui. Quindi non è stato possibile accedere alla sala stampa, e quindi è saltata la conferenza così, proprio per questo motivo. Quindi un po' notizia, vabbè, così, una curiosità un po' particolare. Era la partita in questione, Regina del 12 marzo, Regina Perugia, è vero, Regina Perugia, sì, non mi ricordavo, comunque Regina Perugia. Tra l'altro devo dire che finalmente la Regina mette qualcosa a livello di conferenza, che prima non so dove potevi vedere, io comunque le conferenze a volte la notte le sento, ma le altre squadre comunque sui social media hanno qualche tipo di, cioè soprattutto su YouTube più che poi su Instagram, dove comunque qualcosa sempre mettono, meno male, perché siamo in un mondo nel bene o nel male social, per cui le squadre devono adattarsi.
soprattutto a quei livelli lì. Finalmente si postano anche le conferenze, perché veramente mesi e mesi di dove sembrava fosse, ci fosse silenzio stampa, finalmente si può ascoltare qualcosa. Ma comunque, al di là di questo, di altre notizie, parlando un po' di Cosenza, velocissima la notizia. Allora, Palmieri, dirigente, no scusa, vabbè sì, Palmieri, dirigente della dirigente detto agli arbitri del Cosenza, notizia, prima notizia ufficiale, e l'altra è Russo invece, Alessandro Russo, addetto alle relazioni esterne del Cosenza. Comunque due nuove figure nel Cosenza Calcio che vanno a aumentare il numero di dirigenti, ma soprattutto a evidentemente migliorare le relazioni con l'esterno, perché poi uno ha detto agli arbitri, l'altro alle relazioni esterne, quindi diciamo che saranno figure importanti nel rapportarsi con il mondo esterno, quindi questa è la notizia. Poi, vabbè, notizia importante in realtà per un nostro calciatore, perché Ristov è stato convocato dalla nazionale bulgara, sicuramente da un certo punto di vista forse negativa perché non lo avremo a disposizione per la sosta, ma da un altro punto di vista però è importante perché avrà la possibilità il giocatore di giocare gare di livello, seppur credo saranno, no in realtà non penso in amichevoli perché vi sa che si gioca la Nations League in questo periodo, però no in realtà le amichevoli, in realtà si giocheranno due amichevoli, ho detto una minchiata, Qatar e Croazia in due amichevoli affronterà, però comunque dovesse giocare sono gare di livello che possono aumentare ancora di più l'esperienza del calciatore. E poi andare in nazionale è sempre una cosa bella secondo me, quindi soprattutto per nazionali magari non di altissimo livello, uno è ancora più attaccato quando la sua nazione è più piccola, quindi sicuramente per lui sarà una soddisfazione e questo è importante poi per averlo al meglio la prossima, per le prossime partite. Ci spostiamo un po' però a parlare anche di dilettantismo, notizia in casa Lamezia Terme. Allora, al di là del problema stadio, parliamo di quello ragazzi, perché quello ormai c'è da parlare. Per una stagione veramente a dir poco difficile, tra allenatore andati via, direttore anche qui, sportivi, Mazzena via, poi tornata, rimasto... direttori generali che sono andati via, ma andati via. Anche il Lamezia è un po' un calderone. Purtroppo però la questione stadio è impellente, è una questione a livello attuale comunque importante. La partita con San Luca si è dovuta giocare al Granillo di Reggio Calabria per problematiche, ripeto, al Dippolito, Lamezia Terme non gli è stata concessa la possibilità di giocare alla Lamezia Terme al Dippolito così come era stato per le precedenti gare, perché fino alla partita con San Luca si è giocato sempre al Dippolito, ma non si è trovato l'accordo con il comune nonostante la società, perché il Dippolito dovrà subire dei lavori di manutenzione sia a livello di manto erboso che a livello generale. Infatti questi lavori riguarderebbero il manto erboso, come dicevo, evidentemente anche le tribune, ma anche gli spogliatoi. Quindi una riqualificazione un po' generale, no? Ecco, in questo senso Lamezia, tramite una serie di comunicati e penso io anche incontri, spero più che altro, incontri tra Saladini e il comune, ha annunciato di pagare comunque, di voler pagare queste spese, di voler accollarsi queste spese, quindi l'intenzione è comunque di gestire il Dippolito. Il comune però evidentemente non ha voluto sentire nulla e per problemi anche con la storia del Vigor Lamezia, la storia del San Biase, perché il Lamezia Terme nasce sulle ceneri del San Biase. La Vigor invece è stata praticamente declassata a una sorta di primavera. Si è creata un'altra Vigor Lamezia sulle ceneri del Parghelia, mi sembra, mentre il San Biase sulle ceneri del Città di Lamezia Terme, credo. Penso sia o il contrario, comunque è così. Quando parlo di nascita sulle ceneri parlo semplicemente di cambio di denominazione, perché Lamezia Terme non è altro che il San Biase modificato di nome. Semplicemente Lamezia ha acquisito il titolo del San Biase,
ha cambiato il nome e poi è diventato il nome Terme. Però il discorso è che si è creata questa spaccatura tra i tradizionalisti, cioè coloro che ancora sono attaccati al loro quartiere, quindi reclamano il diritto di volere una squadra che li rappresenti, e invece Saladini che vuole proseguire nel progetto di unificare la città per portarla il più in alto possibile. Quindi questo è stadio che ancora si ritrova in una situazione così non risolta del tutto. Il manto erboso non è nelle condizioni migliori, anzi, quindi sicuramente ci saranno dei lavori in questo senso. Però il problema è che non solo il Lamezia usufruisce dello stadio, ma anche altre squadre. E Saladini nel comunicato ha detto: ma il comune sta semplicemente mettendo i bastoni tra le ruote di questo progetto, senza che, cioè, non è che agisce in buona fede, o almeno quello che dice Saladini, ma semplicemente vuole dare fastidio al progetto Lamezia Terme, perché evidentemente non d'accordo con questo progetto. L'importante, ragazzi, è che, cioè, per il bene della città, che sì, cioè, capisco tutto, però l'importante è che veramente una città come Lamezia, comunque una città importante, un bacino importante per tanti aspetti, migliori. Queste cose non vanno bene né per i tradizionalisti, se vogliamo chiamarli così, perché poi alla fine sono coloro che non accettano il cambiamento a conti fatti, perché poi è fattualmente così, e invece chi come Saladini supporta il cambiamento e dice Lamezia unita, semplicemente questo. Però capite bene che l'importante è che non è che Lamezia ne tragga vantaggio, perché poi adesso la Lamezia Terme minaccia di trovare altra sistemazione, si gioca a Vibo Valenza, si gioca da altre parti, però ormai siamo quasi al campionato concluso, una squadra che ancora in lotta virtuale, in lotta ma non del tutto, perché il vantaggio della Gelbison è molto molto, il divario è molto ampio, il divario di punti ovviamente, però comunque la Lamezia ancora è lì in lotta a giocare per i primi posti, e lo sarà fino alla fine. Ecco, adesso con questi problemi qui dello stadio non so sinceramente belle cose, anche perché il campionato rischia di essere un po' messo in discussione. Riuscirà la Lamezia a trovare la sistemazione nei giri di tempi brevi per poter giocare le partite in casa? Non lo so, però comunque capite che non è una bella situazione, questo poco ma sicuro. Detto questo, chiudiamo un po' con le ultime notizie. Allora, notizia non dovuto felice in casa Cireale: 5 positivi al Covid, partita infatti rinviata contro il Biancavilla, che era in programma per domenica scorsa. Tanti positivi, vedremo se questi positivi riusciranno a guarire nei prossimi giorni per permettere alla Cireale di De Sanzo di giocare in un momento comunque importante del campionato, dove la Cireale è in lotta per i primissimi posti, quindi vedremo se riuscirà a recuperare i positivi. Poi di altra notizia, questa in casa Rende, in realtà cessione al Catanzaro Primavera. Moses Abbey è un nuovo calciatore del Catanzaro Primavera, notizia importante in realtà per un calciatore che ha fatto molto molto bene con il Rende fino a questo momento. Non è l'unico, in realtà c'è anche Mosciaro, Nardini, che mi piace molto, ma diversi calciatori che stanno facendo bene con il Rende di Cavaliere, nonostante il Rende si trova in posizione di classifica non del tutto straordinaria, davanti pure a Forina, Trotta, in porta Mitica, una squadra comunque molto interessante, però al di là comunque dei calciatori presenti, tornando alla questione Abbey, trequartista di alto livello, giocatore trequartista, poi è una seconda punta, un calciatore di estro, di personalità, di velocità, di rapidità, che salta l'uomo con grande facilità, un giocatore che crea superiorità numerica, è un giocatore importante per la categoria, classe 2002, lo ha dimostrato ampiamente quest'anno in Serie D, anche se negli ultimi metri a livello di tiro, di ultima giocata, può e deve migliorare, ma ha ampi margini di miglioramento essendo comunque molto giovane. Adesso però attenzione, perché entra a far parte del gruppo squadra del Catanzaro, quindi entra nel Catanzaro come società,
Questo è importante perché il Catanzaro rappresenta una realtà in realtà di livello, di alto livello del panorama calabrese, e sicuramente Abbey può crescere, potrà crescere, e chissà che magari nei prossimi anni non potrà ritagliarsi spazio anche proprio in Serie C o comunque nel professionismo. Vedremo un po', certamente, però questo dimostra comunque come il Rende lavori molto bene con i giovani e lo abbia sempre fatto negli ultimi anni. Soprattutto a partire da Modesto, dall'era Modesto, che ha sempre lavorato bene con i giovani, da quell'ottimo campionato in Serie C dove per i primi 10 giornate eravamo in Rende era anche primo addirittura ai tempi, quando la Juve Stabia poi salì di categoria, ma stiamo parlando di 4-5 anni fa. Detto questo, però, un Rende che continua a lavorare molto bene con i giovani, e lo dimostra questa operazione che per il futuro anche del calciatore è importante. Adesso vedremo cosa riuscirà a fare in primavera, però sicuramente l'importante è che sia una realtà solida, una realtà di categoria come il Catanzaro, e che in questa realtà sicuramente potrà crescere in futuro. Detto questo, ultimissime notizie, in realtà ultima notizia per quanto riguarda l'Eccellenza, perché la partita tra Boca Nuova Melito e Acri è stata rinviata per 7 casi di positività presenti nel Boca Nuova Melito di Mister Laface. Formazione che quindi non giocherà la partita, non scenderà in campo. Vedremo quando verrà recuperata, anche perché ormai mancano 5 partite, siamo agli sgocci del campionato, 5-6 partite in realtà, quindi siamo veramente veramente agli sgocci del campionato e ogni partita diventa fondamentale, per cui sarà importante vedere anche quando verrà recuperata questa gara, soprattutto perché là che lotta per i playoff, il Boca non ha merito invece per i playout, e quindi vedremo quando è recuperata. Sicuramente non è una notizia buona, perché in questo momento, anche se forse arriva nel momento giusto, perché la formazione di Laface nell'ultimo tempo, negli ultimi tempi più che altro, non è che stava facendo molto bene, diverse sconfitte dopo un inizio molto molto forte, 2-3 vittorie consecutive, ora si è un po' persa. E forse questa indisponibilità arriva al momento giusto per recuperare anche qualche infortunato e per, diciamo, poi affrontare al meglio le prossime giornate che saranno decisive per la salvezza. Quindi forse arriva anche in un momento relativamente giusto, però per quanto poi non è che una positività sia positiva come notizia, scusate il gioco di parole, però comunque... speriamo possa migliorare la situazione e che il Boca Nuova Melito possa scendere in campo fin da domenica prossima. Detto questo, mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.